Vorrei sentire appunto l'Italia, nello specifico il Presidente della Commissione Raccolta Differenziata e Riciclo. Grazie. Grazie a Dispra per l'invito, ringrazio anche il Presidente Brandolini che ha preso un impegno per oggi prima dello spostamento, però volevo rassicurare che sta bene a differenza di tutti gli altri, l'ho sentito in salute se qualcuno fosse in pensiero. Ma grazie a Dispra soprattutto per questo lavoro di rendicontazione, un lavoro di rendicontazione costante, pignolo, preciso, sistematico, coerente, che è anche l'unica maniera di fare una rendicontazione sulla quale poi si possa costruire una storia, costruire una serie storica e quindi anche traguardare i comportamenti. Ecco, diciamo una rendicontazione affidabile. Questo crea degli effetti, no? Che sono pienamente giustificati, come l'attesa, la solennità di trattare il dato ufficiale. Però l'attenzione nella società attuale così attenta all'immediato, così bisognosa dell'informazione, c'è una prevalenza di attenzione che ci sono sindaci che vorrebbero il dato della raccolta differenziata settimana per settimana, no? Sapere già, ma ho superato il comune vicino, questo. Allora è buona pratica anche quella di abituargli che i conti si fanno con calma, si fanno bene, si fanno precisamente così. Però per guidare per colmare l'attesa, ad esempio Utilitalia ha attivato un osservatorio interno, sfruttando il fatto della copertura nazionale coinvolgendo 100 aziende. Sono ormai 3 anni che l'osservatorio di queste aziende fa una stima quadrimestrale e quindi registra un dato. E ogni anno poi ci si va a confrontare a vedere quanto distanti si è dal dato ISPRA. Siccome quest'anno l'osservatorio dava una riduzione dello 0,6% della produzione di rifiuti e poi ISPRA ha certificato lo 0,4%, quindi 0,2%, e come incremento della raccolta differenziata stimavamo un 2,1 di incremento, è stato 2,3, quindi abbiamo una precisione dello 0, imprecisione 0,2. Allora a questo punto, a fine febbraio, primi di marzo, il dottor Viselli, che è il funzionario di Utilitalia che cura questo osservatorio, consegnerà alla dottoressa Araia una busta sigillata con la previsione per il 2016 da aprire l'anno prossimo, così andremo a verificare se poi funziona. Potremmo pensare a delle scommesse, che ormai come la lotteria sugli scontrini, eccetera, una maniera di finanziare il settore potrà essere questa. A chi interessasse invece sapere un po' la tendenza, il dato a agosto con questi margini di affidabilità però ci segnala un incremento a produzione dei rifiuti un più 0,6, e vogliamo sperare che sia tutto merito della crescita economica e in costanza di buone pratiche di prevenzione, però questa è la registrazione che abbiamo ad agosto, e un incremento alla quota differenziata un ulteriore 1,7%, se è sottostimato vuol dire che andremo anche meglio, quindi ce la possiamo fare. Come cittadino veneziano, adesso mi permetto di dire, sono molto orgoglioso del risultato della conferma della prima posto tra le grandi città, e viene facile rispondere, se ce l'ha fatta Venezia a migliorare, che nel 2012 era al 33%, ad arrivare per merito delle amministrazioni comunali che hanno dato questa indicazione e dei colleghi di Veritas che l'hanno fatto, non c'ho nessun merito se non quello del comune cittadino di aver contribuito. Allora, da una parte viene da dire c'è spazio per farlo, no?
Però voglio anche dire, l'abbiamo ricordato appunto, perché ne abbiamo riflettuto in città, cosa dire. La raccolta differenziata è, ce lo siamo detti, un fondamentale, no? Come il palleggio, il tiro in sospensione, gli scivolamenti laterali per il basket. No? Devi saperli fare, se no, però poi non basta quello, perché un'altra scuola ti può fregare. Vogliamo essere ancora più cose. È come studiare latino, serve. E è un bellissimo approccio quello di dire intanto studia questo, preparati. E la risposta giusta è dire intanto studi, fai il risultato e poi ti lamenti. Perché se ti lamenti prima dici per forza non ce la fai, allora protesti che non è valido il sistema di misura. Invece l'approccio giusto è dire intanto lo faccio, faccio quello e poi... E poi magari dico che come cittadino veneziano sono molto orgoglioso di questo risultato, sono ancora più orgoglioso del 2,8 destinato a discarica, solo 2,8 va a discarica. Sono ancora più orgoglioso del completamento del ciclo per la maggior parte delle filiere nell'arco di 50 km dal comune di Venezia. Quindi segue i principi di prossimità e di autosufficienza. Quindi cioè, si può fare a patto anche però che non stressiamo gli indicatori, che assumiamo una pluralità di indicatori per un obiettivo che è complesso. Perché attenzione, noi gestiamo... Questa è una riflessione delle aziende di raccolta. Noi gestiamo un sistema che ha bisogno di essere industriale e che ha bisogno di uno sviluppo industriale. Per avere questo sviluppo industriale ha bisogno di una regolazione, ma ha bisogno di una regolazione capace di complessità, di attenzione e anche di accompagnare la crescita, non di fissare solo delle regolette, perché tutte le regole ristrette nei fenomeni economici innescano dei comportamenti opportunisti, dei comportamenti di ottimizzazione limitata. E quindi, come dire, abbiamo bisogno di una regolazione sostenibile, armonica, smart. E questo è un auspicio. Non mi dimentico altro, volevo dare una risposta alla interessante provocazione sul tema dei costi, la tariffa puntuale, la riflessione sulle tariffe. Bene, anche con il Sistema dell'Italia stiamo facendo delle riflessioni sulle tariffe, sulle composizioni dei costi e vorremmo metterle in comune queste cose, perché ad esempio risulterà chiaramente che non abbiamo nessun sadico piacere nel tassare, cioè non c'è, come pensano altri, che le aziende di raccolta sono così contente di essere stare al sicuro dietro una tassazione, intanto perché si scoprirà che nella tassazione ci sono molti elementi che non arrivano alle aziende. È interessante andare a sfogliare il carciofo della tassazione per andare a vedere quali sono i componenti di costo che vanno a remunerare il servizio e quali vanno a diffondere altre robe. E poi perché siamo interessati a uno sviluppo sostenibile, è quello che è basato sulla produzione di valore, sulla riproduzione di valore, sul mantenimento del valore. E quindi, se, visto che siamo al 20 di dicembre, ormai se potessimo scrivere la lettera Babbo Natale, vorremmo davvero una tariffa, non una tassazione, cioè vorremmo essere liberati da questi elementi di distruzione del valore che sono non solo la tassazione, ma il cambiamento del conto corrente su cui bisogna versare la tassa, l'IVA che va calcolata oppure non calcolata oppure poi restituita ma per anni, no. Queste, non c'è arricchimento, c'è una distruzione di un valore, perché non c'è nessun beneficio,
non c'è nessun beneficio per il cittadino che deve ogni 6 mesi andare a riconfermare su che conto andare a pagare. Non c'è beneficio per il cittadino, per chi non incassa, per chi... Ecco, questi elementi di sistema intelligente e di confronto e sistema regolato, di questi abbiamo bisogno per poi lasciar correre una competizione positiva, una competizione che tolga il meglio e che ci permette di raggiungere gli obiettivi. Sentito da Unitalia alcuni strumenti che si ritengono necessari per far veramente decollare il sistema, un sistema efficiente e industriale.